Bisogna ricordare la storia di arte, la storia di quello che è stato fatto nelle politiche abitative, però le giornate di festa servono a riflettere e a ricordare. Oggi è stato anche ricordato un caduto di arte che è stato vigliaccamente ucciso dalle Brigate Rosse qui a Genova, quindi arte ha dato anche veramente a livello anche di vite umane. Proprio per il proprio lavoro e per la propria, proprio servizio per i cittadini che hanno più bisogno. Quindi si unisce anche una commemorazione significativa. Arte, come tutte le arti della Liguria, hanno una grande sfida davanti, che è quella di pensare la riqualificazione urbana, non più come si faceva nel passato, con casermoni, ghetti, fatti nelle periferie, invivibili, inguardabili, ma dove per tanti anni sono state, come dire, messe persone al di fuori della città. Ora si deve pensare all'edilizia sociale, all'edilizia pubblica in maniera diversa, con giardini, con giochi per bambini, con aree verdi, con aree comuni, in maniera moderna, in maniera più, come dire, più aperta alla vivibilità e alla qualità della vita. Noi stiamo facendo un grande sforzo da questo punto di vista, con le poche risorse che abbiamo, ma le stiamo anche, come dire, tirando fuori da vendite di immobili che appartengono ovviamente alla Regione Liguria. E già cominceremo presto con degli interventi significativi proprio per mettere in sicurezza e per dare vivibilità a case che hanno gli stessi diritti di tutte le altre abitazioni.